Un saluto dalla redazione dell'Eco Vicentino, queste le principali notizie di oggi. Schio, anziano investito mentre attraversa, ricoverato con prognosi riservato. L'83enne di Schio lunedì mattina stava attraversando via Maraskin quando è stato travolto da un furgone. Dopo un primo ricovero all'ospedale di Sant'Orso, date le gravi condizioni, è stato trasferito all'ospedale di Vicenza. Arsiero, passo avanti per lo scambio di confini Arsiero-Laghi, primo ok dal Consiglio Veneto delle autonomie locali. Lo spostamento dei confini chiesto dai due consigli comunali è stato illustrato in regione dai due sindaci, all'obiettivo di aggregare a Laghi l'area dei due laghetti e Arsiero ai boschi al confine con il Trentino per accedere ai fondi specifici. Bassano del Grappa, a Bassano torna Opera Estate, intrattenimento tra musica e spettacoli onirici. Opera Estate torna a riempire le serate bassanesi, il festival parte con i Remue Ménage che metteranno in scena lo spettacolo onirico Le Val tra danze, musica, luci per le vie della città. Schio, dall'autolavaggio del nonno a 5 centri multiservizi. Brusa Marello racconta una storia che sa di famiglia. Più che un'azienda, una grande famiglia dove le varie generazioni ancora si alternano negli impegni quotidiani, ben miscelate al prezioso contributo dei dipendenti alla ricerca di un servizio sempre più di qualità. Gomme, meccanica, auto, moto, centro revisioni, ma anche cristalli, oltre che in tempi recenti, servizio noleggio. Questi servizi erogati con grande professionalità da un team in formazione continua. Pagina dell'Eco Nazionale, salario minimo a 9 euro all'ora, opposizione presenta proposta di legge. Sul salario minimo è stata depositata alla Camera dei Deputati la proposta di legge unitaria dell'opposizione. Il testo è stato firmato da esponenti di Movimento 5 Stelle, SEI Azione, PD, Europa Verde, Più Europa, secondo quanto fanno sapere fonti parlamentari. Guerra elettronica, la Cina ferma l'export di gallio e germanio e l'Unione Europea osserva preoccupata. Stop all'esportazione di gallio e germanio, due importanti materiali usati per produrre semiconduttori, radar e altri componenti elettronici. Lo ha deciso il governo della Cina con lo scopo di salvaguardare la sicurezza e gli interessi nazionali. La cronaca da Roma, scheletro ritrovato al Pigneto, forse di Andrea Rapciuc, scomparve a Monte Carotto nel marzo 2022. Potrebbe essere della 28enne di origini romene, scomparsa il 12 marzo del 2002 nelle campagne di Monte Carotto, nell'Anconetano, il corpo trovato nei giorni scorsi nel parco del Pigneto a Roma. Assalto negli Stati Uniti, morte 4 persone, dall'inizio dell'anno 339 sparatorie. Ancora una sparatoria e ancora vittima negli Stati Uniti, questa volta i fatti si sono verificati nella notte tra il 3 e 4 luglio a Filadelfia, dove 4 persone hanno perso la vita e altre 4 sono rimaste ferite in modo serio. Questa era la nostra ultima notizia, risentirci a domani.